Noi il giorno 28 qui al Parlamento europeo voteremo a favore del progetto del Green Pass perché lo consideriamo uno strumento importantissimo, direi fondamentale, per rimettere in movimento l'economia, per far crescere il turismo, per anche garantire la libertà di circolazione, così come previsto dall'articolo 21 del Trattato dell'Unione Europea. Questo Green Pass non è un certificato che obbliga gli europei a vaccinarsi, ma è uno strumento che permetterà di difendere la nostra economia e la nostra libertà. Nel frattempo, visto che la situazione in Italia è molto complicata e ci sono enormi difficoltà per il settore del turismo, per il settore della ristorazione, per il settore dei bar, per il settore dello sport, riteniamo giusto accelerare i tempi e i nostri ministri insisteranno perché ci sia, da prima della nascita del Green Pass europeo, un Green Pass italiano, che dovrebbe realizzarsi attraverso un'app flessibile che poi si collegherà al sistema, all'app, comunque all'app e al sistema europei, ma lo anticiperà.